Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. Iniziamo con Gigi Dag, è sempre una gioia. Buongiorno a tutti, come sentite dall'audio non perfettamente tarato sugli standard della radio, oggi siamo... Sì, ma stai vicino al microfono. Madonna, più vicino di così ci faccio l'amore con il microfono, cioè nel senso sono abbastanza vicino. Qualcuno in realtà dice che brutta versione di L'Amour Toujours, perché ne esistono varie, devo dire che anch'io preferisco quella un po' più spinta, questa è la versione un po' più pop. Questa è l'originale. Questa è la versione un po' più pop, io preferisco quella un po' che picchia un po' di più, però è comunque sempre bellissima. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelan. Sigla!
Mauri, cosa posso fare per... No, com'è l'audio? Bene, forse ero io prima che avevo le cuffie alte. In realtà adesso che ho abbassato un po'... No, bene, bene, basta che stai vicino al microfono. No, mamma mia, non mi muovo. L'altro giorno stavo parlando con Wad, gli stavo raccontando che poi sarei venuto a Torino e lui mi è andato in sbattimento per me dal punto di vista tecnico. Diciamo, madonna, ma come... Ma poi lì il suono, ehi, man, gang, come si sente il suono? Cioè, è troppo stile, è così. Guarda, per le mie orecchie, ti devo dire la verità, per come sono tarate le mie orecchie va bene un po' più, cioè, stiamo lì. È radio all'essenza, non è la perfetta, non è la raffinatezza, non è la qualità, è il cuore che noi ci mettiamo. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti, nuovo appuntamento con Cattelland, il primo giorno in trasferta torinese, non sarà così per tutte e tre le settimane. Faccio un po' di avanti e indietro, però saremo tanto basati a Torino, perché martedì incomincia, stasera c'è Cattelan su Rai 2 in seconda serata da Torino. Tra le altre cose, se volete venire a fare il pubblico, tenete conto che le prime tre settimane siamo a Torino, quindi o fate il viaggio oppure gente di Torino, se volete venire noi siamo qua che vi aspettiamo. Come stai Mauri, tutto bene? Sì, io tutto bene. Foschi? Bene, bene, ma come si fa a venire a fare il pubblico? Guarda, no, non volevo portare via troppo tempo che già ne rubo. No, sì, c'è una mail, ve l'ho scritta nelle mie stories di Instagram, okay. In questi giorni ve la metto, quindi controllate lì, non sto a tediarvi qua. Qua i contatti che vi do sono quelli della radio, ok? Per parlare con noi c'è diretta chiocciola cat... diretta chiocciola, aspetta che qua mi avete dato anche il computer, adesso posso vedere tutto. Diretta chiocciola dj.it oppure 347-342-5220. Però vabbè, insomma, mi sa che sì. Li sapete meglio voi di me. In realtà oggi... volevamo ripartire un po' da un discorso che abbiamo buttato lì ieri in chiusura di puntata. Ovviamente sì. Non avevamo più il tempo di affrontarlo bene, però era chiaro fin da subito che sarebbe stato un tema trainante, un tema portante, addirittura per farci tutta una puntata. Ieri Fosca ci ha fatto una domanda da cui è uscito un po' fuori il suo bello, che è un po' il suo essere naive, e invece il nostro essere, parlo a nome mio, di Maurizio e di Walter, speculatori, dei freddi cinici calcolatori. Che domanda hai fatto ieri, Fosca? Ma in realtà non era proprio una domanda. Era una domanda di un ascoltatore, sì. Era la domanda partita da un ascoltatore, poi noi avevamo un punto di vista diverso. Era un giovedì dilemma, allora, riassumendo velocemente, questo ascoltatore diceva: io ho ereditato una casa, si trovava in una zona in cui il prezzo ultimamente è salito in modo abbastanza importante, e mi chiedo, visto che la metterò in affitto, diceva proprio, l'affitto onestamente al prezzo che avrebbe avuto un anno fa, o faccio la merda aumentandolo drasticamente? Okay, parte tutto da qui. La scissione dentro lo studio si è creata innanzitutto da un punto di vista lessicale, cioè cosa vuol dire onestamente? Cioè sì. Il prezzo di un anno fa, se oggi non è più quel prezzo lì, tu la puoi affittare onestamente al prezzo di oggi, cioè ogni cosa sul mercato ha il valore del giorno in cui la vendi, non dell'altro ieri o di dopodomani. Cioè sarebbe strano se tu dicessi: allora, ti affitto oggi questa casa, ma siccome fra 3 anni varrà di più, te l'affitto già a di più. Okay. Quello no. Però è altrettanto, secondo noi, sbagliato, no? Perché la casa è tua, i soldi sono tuoi, puoi fare quello che vuoi. Però è un po' uno spreco affittarla a un prezzo che non è più quello. Invece Fosca diceva, no, affittala bassa. No, però, allora, il mio suggerimento era di fare una sorta di via di mezzo, nel senso che, allora, se il mercato ha subito un aumento oggettivo... è una cosa che esiste, però se tu se questa persona si sta facendo questa è in questa perplessità, sì. E scrivendo onestamente, secondo me sottointende che si rende conto che il prezzo di mercato è oggettivamente esagerato. Per chi? Bravo, che è la domanda che da ieri ci risuona nelle orecchie. Io ieri sono stato tutto il giorno con la voce di Maurizio nelle orecchie che mi diceva: ma per chi? Guarda, c'è un ragazzo che dice: Enrico, ci fossero più persone come Fosca. Enrico, secondo me tu sei uno di quelli che poi va a votare quelli che ti dicono: taglieremo le tasse, alzeremo le pensioni, vi daremo più soldi, senza farsi la domanda: mi stai dando della populista? Ma dove cazzo li prendete sti soldi? Cioè, perché è facile dire: vi daremo, vi faremo, ma dove li prendete poi sti soldi? Cioè, bisogna poterlo fare. Comunque sia, questo spunto, che se volete andiamo avanti a parlarne partendo proprio dagli affitti delle case, dicevamo tra di noi che potrebbe essere un bell'inizio per raccontarci un po' tra di noi, con voi che ci state ascoltando, che percezione abbiamo di questo momento in cui stiamo vivendo legato ai soldi. Sì. Perché secondo me siamo anche una generazione
molto abituata ad avere una quantità enorme di cose gratis, e questo ci porta a pretendere che sempre più cose siano gratis, no? Cioè la musica ormai è praticamente gratis. Noi dovevamo, noi e quelli prima di noi, soprattutto quelli più anziani di noi, andare a comprarsi i dischi, andarsi a comprare i CD. La musica ormai è praticamente gratis, i film con pochissimi soldi hai a disposizione tutto quello che è uscito. Prima, per vederti un film, andavi da Blockbuster, gli dovevi dare 5 euro, tenertelo un giorno e poi riportarglielo indietro. Invece adesso è tutto gratis quando vuoi. YouTube è tutto completamente gratis, i social network sono gratuiti e ti danno una quantità di contenuti che ce n'è per coprire tutta la storia dell'umanità. Questa cosa qua effettivamente poi ti fa storcere il naso quando qualcosa la devi pagare. Cioè, quando arriva uno che dice, questa cosa qua si paga, tu dici, ma come ti permetti? Ma che volgarità, ma come ti permetti a farmi pagare? No? C'è anche un po' questo. Sì, un po' quello, un po' anche che forse certe cose iniziano a costare un po' troppo. No, ma che siamo in una situazione difficile perché le cose costano tanto e i nostri soldi sono meno, valgono, no? Meno. Valgono meno, questo è sicuro. Però se uno ha una casa, ha un valore, la deve affittare, per tornare all'esempio iniziale, è giusto farlo a prezzo di mercato, non strozzinando la gente, ma neanche buttando via i soldi, visto che sono un tuo reddito. Comunque ne parliamo al 347 342 5220, oppure diretta @dj.it. Iniziamo col primo pezzo di oggi. Ce l'ho la scaletta io qua, me l'avete mandato o no? Adesso te la giriamo. Forse no, ma se no guarda, lancia tu che sai. Robbie Williams, Lost. Ah, fantastico. Vai Mauri. I wake up, terrify myself again, hate to make up, and a little lost. These reactions are relentless, abandoning the permafrost. Who am I fooling with? I doubted less. I disappoint them only to exist. I lost my of my masterpiece to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling with? I got it lit. I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love. When I lost my faith in you. All my friends say, but I don't think so. I lost my faith in you. I lost.
C'è il Divo da Burgheria che ci ha mandato un messaggio dicendo: io lavoro al mercato, quindi dalla sua posizione privilegiata di uomo del mercato ha sollevato anche questa considerazione che è abbastanza interessante. Lui dice: vedo la gente che viene a comprare e mi sono reso conto che più le cose sono necessarie, più si cerca di risparmiarle il più possibile e di abbassare il prezzo il più possibile. Più le cose sono superflue, più la gente è ben disposta d'animo a spendere in maniera sconsiderata. Ah, interessante. Che però, sì, ci sta. Cioè, ha anche una sua logica come utilizzo del proprio patrimonio, no? Cioè, le cose che mi servono e sono obbligato ad avercele posso provare a risparmiare qualcosina. Se una cosa è uno sfizio, anche col cuore sono più portato ad andare a cuor leggero e magari spendere qualcosina di più. Al telefono c'è la Marti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Marti, come stai? Bene, bene, sempre al lavoro, perché essendo del settore bisogna essere sempre in movimento, settore immobiliare. È certo, degli affitti. Come vai vestita al lavoro, Marti? Tu sei agente immobiliare, quindi fai le visite, fai fare le visite alle case, eccetera, eccetera? Sì, sì, esatto. Cioè sei sul campo. Di mia zia, siamo tutto al femminile. E diciamo che non siamo la classica agenzia impostata, piuttosto che siamo abbastanza... Cioè non siete un franchising, è una roba familiare? No. Esatto. Ok. A Piacenza, quindi tutto molto tranquillo, diversamente da magari il mercato di Milano, piuttosto che delle grandi città, insomma. Beh sì, qui è un po' più vivo, no? Adesso un altro aspetto interessante, che sarebbe interessante, non so se tu lo sai, è capire quanto tempo ci metti a vendere o affittare una casa. Qui a Milano devo dire che se tu metti una casa in affitto a un prezzo ragionevole, così, più o meno se la metti la mattina, entro fine sera qualcuno ti ha già chiamato, cioè c'è un mercato Milano, molto vivo. Siete un po' in una bolla immobiliare molto particolare, perché anche confrontandomi con persone, amiche insomma, che cercano Milano, uno deve presentarsi direttamente alla visita con la proposta d'acquisto in mano, ad affitto, insomma. Eh sì, perché se stai lì a pensarci un attimo che valuto, te la portano via. Infatti, scusami, Fosca, il ragazzo che ha mandato il messaggio da cui è partita tutta questa discussione, sì? Siamo noi che abbiamo sbagliato e l'abbiamo valutato ragionando da milanesi, o è il pubblico che sta a volte contestando le cose ma non tiene conto del fatto che si parla di Milano? Realtà noi non sappiamo di dove fosse il ragazzo. Noi abbiamo dato per scontato che fosse di Milano, quindi anche il ragionamento che abbiamo fatto va un po' riportato a Milano, perché anche questo fa il mercato, Martina, no? Cioè se tu sai che una casa che metti in affitto comunque l'affitti, perché deve andare a metterla in affitto a meno? Ma allora, sicuramente ci sono un po' dei canoni di valutazione per tutto e per tutti. Sì. Dipende sempre, per esempio a Piacenza adesso trovare un affitto è come cercare l'oro. Perché non trovi case in affitto? No, e quando le trovi sono vecchie, tutte un po' scalcinate. Case della nonna e poi adesso le case della nonna, sì. Che iniziano le università, arrivano gli insegnanti in città per iniziare l'anno scolastico e quindi sono anche gli affitti merce rara sostanzialmente. Sì, noi viviamo anche in un paese dove abbiamo tradizionalmente, credo, poi chiedo sempre a te, queste son cose che mi si sono formate nella testa, poi magari non so neanche se sono vere, però tradizionalmente noi abbiamo la casa di proprietà, no? Sì. Ok, quindi essendo anche un paese abbastanza vecchio, adesso stiamo arrivando tutti a trovarci, come dicevi tu prima, la casa della nonna, perché nel frattempo i nonni muoiono, lasciano in eredità le case, quindi stiamo iniziando tutti ad avere un piccolo patrimonio che ci siamo trovati così in tasca. In tanti paesi, se tu hai una casa, la tassa di successione è quasi del 50%. Esatto. E questa roba qua che a noi fa impressione in una maniera procurandoci sdegno, in realtà il mio amico Deri, che lavora nella finanza, diceva: in realtà è una fortuna per quei paesi lì, perché spingono la gente a continuare a lavorare e cercare un valore, mentre noi a volte con questo sistema di appunto case della nonna che ci troviamo in tasca, questa cosa qua ci fa sentire più protetti e più al sicuro. Sì, quello è sicuramente vero, anche se magari non tutti hanno questa fortuna. No, beh, certo, però dai, come paese diciamo che siamo sicuramente tra quelli che hanno più. Sì. Che predilige l'acquisto sì. Per tornare alla domanda iniziale, tu che lavori nel settore, cosa consiglieresti al ragazzo che ci ha scritto? Vive in una casa che un anno fa costava meno, adesso la zona si è rivalutata, costa di più. A che prezzo la deve affittare? Io sono un po' del team Fosca, nel senso che c'è una via di mezzo per tutto, ma sicuramente
immagino che questo ascoltatore non si sia ipotizzato un prezzo da solo. Spero che abbia fatto fare un'indagine di mercato. Probabilmente da sì. Di competenza, sì. Quindi sicuramente se riesce a fidarsi a una persona di competenza, sicuramente riesce a dare il prezzo giusto e corretto al canone d'affitto che è dell'immobile che sta proponendo. Ok, stai cercando di svicolare, ma ti metto ancora più con le spalle al muro. L'ascoltatore viene da te, Martina, che sei una persona di esperienza. Sì. Tu ti ritrovi la richiesta in mano di mettere in affitto questa casa, sai che quella zona lì si è rivalutata e adesso il valore di questa casa è 10, a che prezzo gli consiglieresti di metterla? E bisogna sicuramente vedere se un po' di cose, come dicevo, se l'appartamento è un bel appartamento, se è arredato, non è arredato e quant'altro, e dopodiché io, come di solito il nostro modo di operare, è essere molto diretti e schietti e dire la verità. E se il mercato ti dice che devi mettere 500, è inutile che lo metti a 800, rimani fermo lì magari con l'appartamento bloccato, con la casa ferma, bloccato, a scendere. E quindi è anche brutto dover magari scendere, perché il cliente si dice: ma perché sono scesi del canone d'affitto? C'è qualcosa che non va? Perché a volte poi rimane anche questa domanda nella persona che si approccia. No, anche perché poi esatto, chi si affida è come se ricevesse da parte vostra un po' una promessa, no? Se poi deve abbassare è una promessa disattesa. Ma se quindi ritorniamo a noi, se il mercato ti dice 500, tu a che prezzo gli consigli di metterla? 500, se il mercato dice è quello che stavamo dicendo io, Maurizio e Walter. Cioè, se il mercato ti dice 500, mettila a 500, non metterla a 800, non metterla neanche a 250, però. No. No, ma il prezzo onesto è il prezzo di mercato. Il prezzo onesto, certo. Certo, il prezzo onesto è il prezzo di mercato, se giusto, sono giusto. Una brava persona mi mette una mano sul cuore, allora lo metto a 400, quando so ma che... No, vabbè, no, se sei una brava persona puoi anche regalarla, Cioè, non è che la legge te lo vieta. Esistono quelli che si sentono talmente buoni, e dicono, tieni, ti regalo una casa, va bene, però il prezzo di mercato è onesto. Assolutamente. Cioè, non dobbiamo sentirci sporchi, giusto? Assolutamente no. Va bene. Ma anche perché poi c'è da considerare i soldi che dobbiamo dare a te, Martina, tra le altre cose. Comunque anche Martina vuole il suo pezzo, non è che... ok. Va bene, Marti, ti mandiamo un grande bacio. Grazie a voi. Un saluto a tutta Piacenza. Ciao. Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù. I tuoi occhi sparavano a raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare. Come ti pare? Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, amen. Papà non mi ha insegnato niente, anziché niente per sempre. Per questo che prima io curo, poi uccido la gente. A volte bisogna rinascere per lasciarti indietro cose che poi distruggo perché non distruggano me. Prima vedi, non è un caso che sperimento solitudine. Ho una brutta attitudine. Perdere davanti a un giudice. Caccia e pugni, tutto inutile. Non è così che fa un pugile. I tuoi occhi sparavano a raffica. Non importa se il cielo era splendido. Sei tu nostalgia male d'Africa. Fai come ti pare, pare, pare. Come ti pare? Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, amen. Che è il vero cattivo, chi sta dietro al mirino, o chi parte al cattivo, dietro al mirino. Cosa scegli nel video, se sei ancora un bambino. Fai come ti pare, pare, pare. Fai
che però quando faccio la radio in trasferta, diciamo così, da solo, dalla stanza, mi sento proprio più impacciato. Ma perché cioè, sei non lì mi tutto sento solo, fluido, sciolto, come sarà per quello, poi non sono vicino a voi, non lo so. Ma veniamo lì. Dai, guarda ragazzi, qua a Torino, porca miseria, si mangia bene, si sta bene. Poi ci porti fuori a cena? Ma di brutto, ieri abbiamo fatto una passeggiata perché siamo in un albergo, ecco, siamo in un albergo qui un po'... come si dice fra amici, un po' in culonia, no? Quindi però è anche piacevole camminare, no? Quindi ci facciamo delle belle passeggiatone proprio verso tutti i portici, Torino, sono tutti i ristorantini, barretti, bellissimo. Dovreste venire, dovreste venire. Allora, se vi porto a cena, sì? Vi porto. No, perché allora, durante la canzone la Fosca ha ributtato un altro problema di mercato sul tavolo. Perché ieri la Fosca è andata a mangiare col suo fidanzato. Ah, sì. Certo. E ci stava raccontando con grande stupore del conto che ha ricevuto, ok? Lui. Io non so niente. Lui, beh, chiaro. Io non so niente, ma provo a indovinare per capire se il tuo stupore è reale. Adesso ti diciamo se veramente vi hanno fregato o se bisogna rendersi conto che. Non dico che sia giusto, Milano ha dei prezzi completamente diversi da tutto il resto, da tutto il resto dell'Italia. Sì. Dove sei andata? Allora, faccio una piccola premessa, io non è che sia proprio una fan del ristorante, non sono proprio una che è abituatissima ad andare fuori a cena. Quindi tu dici, già per questo dovevano farmi pagare meno. No, cioè, perché io vengo lì e dico, allora io vengo qua ma non sono, non ci sarei voluta venire, no. Quindi già dimezzatemi è il la conto. Premessa per dire che non sono un'abitue, cioè, sì. Non sapevo bene cosa aspettarmi, ho detto andiamo in trattoria. Sì. Per me trattoria è, non so, penso trattoria, penso Bologna. Ok. Sì, tovaglia bianca e rossa con i quadratini, comunque un posto alla buona dove si mangia dove si bene mangia tanto, bene tanto e si paga il giusto. E sei contento quando esci. E quindi andiamo in trattoria, va bene, andiamo in trattoria. Aspetta. Prova, ti ricordi il nome? Sì, certo. Come trattoria? La devo dire? No, per capire, perché magari ci sono, siccome adesso la trattoria è un po' diventate, non so, come le pizzerie dove paghi la pizza tanto, magari è una trattoria che ti ha ingannato col nome trattoria. Senza fare il nome, io la conosco molto bene, non facciamo il nome, è una trattoria ma è molto hype, cioè un po' è diventata un'ipsterata. Più che fighetto è un'ipsterata. Io questo non lo sapevo. Vabbè, per me hipster e fighetto è la stessa cosa. No, perché adesso trattoria ti fregano un po' perché appunto è diventato molto, molto figo andare in trattoria, però non sono più le trattorie che pensiamo noi. Allora, un po' il dubbio c'era venuto perché eravamo circondati di da notai. Come hai fatto a corri? Perché erano lì col foglio che si facevano i conti, no? Con le valigette di pelle umana. Vabbè, allora dai, dimmi il menù, io ti dico quanto hai speso. Ok, allora due riso allo zafferano. Sì, quindi due risi. Sì. Un osso buco con patate. Sì. Tre birrette. Birrette cosa vuol dire? Tre da in 66 bottiglia? Sì. Vabbè. 3 da 66, ok. 3 birre da 66. E un'acqua naturale. E un'acqua naturale. Caffè? No. No? No, okay. Sennò poi non dormivo. Due risi allo zafferano. Sì. Due risotti allo zafferano. E lì siamo a 36 euro. 36 euro per due risotti allo zafferano. 18. Poi un osso buco. Aspetta. Posso permettere che vorrei tantissimo sapere nel resto d'Italia quanto costerebbe questo menù? No, certo. La cosa un po' interessante è questa, perché secondo me verrà fuori un conto che per tutto il resto d'Italia, cioè tutto il resto d'Italia dirà, ma voi siete scemi ragazzi a pagare. No, questo è ovvio. Okay. Questo è ovvio. Poi ci dite anche nel resto d'Italia un menù del genere quanto sarebbe costato. Sì. Allora, dicevamo, due risotti allo zafferano, 36 euro. Due risotti, poi osso buco. Andiamo a 56, anche un po' di più. Cioè, andiamo un osso col buco. Andiamo a 60. Andiamo a 60. Poi? Tre birre e un'acqua. Tre birrette, 6 per 3, 18, 78. Mm? 78 con l'acqua, andiamo a 82, mettici coperti, 85 euro. Porca miseria. Quanto hai speso? Allora, abbiamo speso 82. Ci sei andato vicinissimo. 80, io dico 85. Anzi, a quanto pare non ci hanno fatto pagare il coperto. Forse il coperto vi ha lasciato il coperto gratis. Sì. Ragazzi, qua le cose. Vedi, Torino dicono 85, è venuto lo stesso conto mio. Anche Torino legna, da quel punto di vista. Sì, anche Torino legna. Va bene, allora, dai, fateci sapere, resto d'Italia, un menù così, quanto potrebbe costare. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ritorniamo insieme a Cattelan su Radio DJ. DJ, riavvolgi. Ha, ha.
and then Jimmy Flash took the Stone Cold's hand. Enough, better get together, put your hands in the sky. Stick 'em up, punk, hit 'em low, hit 'em high. Now I'm the bad boy that you invite for dinner. Ain't got no manners 'cause I eat with my fingers. Lost boys terrorize the neighborhood, and hounds at the basket will be up to no good. So come on, come on, everybody keep checking us. Coming with the funk, bring it on, wickedness. Everybody get up. Sbattimenti 5, andare sempre in giro a mangiare che devi pagare per 5. Pensa alla casa discografica che conti. Quello io me lo sono sempre chiesto. C'è una casa discografica, una band di successo comunque vende un CD. Sì. Però devi pagare tutto per 5. È lo sbattimento. Cioè, secondo me le case discografiche preferiscono i solisti. Massimo i due. Allora, ragazzi, secondo me è chiaro che ci state trollando, perché state mandando i messaggi. Vi abbiamo oggi una bella puntata di quelle che proprio tocchiamo la pancia del paese. Abbiamo fatto questo piccolo gioco di indovinare il conto che è arrivato ieri al ristorante a Milano alla Fosca. Ci sono andato molto vicino. Io ho sparato un 85 euro, invece erano 82, però insomma, ci sta. Vi abbiamo chiesto nel resto d'Italia quanto avreste pagato. Sai che me lo sono attaccato sul frigo. Che cosa? Lo scontrino? Sì. Per ricordarti di non uscire mai più a mangiare fuori. Mai più. Scegli o i reni esatto. O mangiare fuori. No, ci state trollando. Qualcuno dice, quel menù lì da noi 22 euro. Ma che cazzo dite, ragazzi? Magari a testa. Ma pure a testa, ma come fai? Secondo me non avete considerato, qualcuno l'ha anche detto, ci ha mandato la sua opzione di costo dicendo va anche detto, va anche ammesso che a Lecce ossobuco e risotto allo zafferano non sono proprio i piatti tipici, quindi non è un menù che qua da noi si presenta. Però lo zafferano costa un botto, ragazzi. Quello è vero. Cioè lo zafferano nei supermercati lo chiudono al tonno. E lo mettono chiuso a chiave, cioè il riso con lo zafferano costa, cioè sì. C'è proprio un costo del prodotto. L'altra cosa che stavo pensando mentre leggevo i vostri messaggi, durante la pandemia una cosa che è cambiata nella mia vita tanto ultimamente è che cucino molto. Cioè ho capito che mi piace cucinare, sto a casa, cucino, faccio. Cucinare a casa, se vuoi prepararti delle cose buone, non spendi tanto di più che al ristorante. Cioè, considerate che poi al ristorante c'hanno la mano d'opera, il personale, le bollette, l'affitto del locale. Cioè, ovvio che c'è un rincaro. Ma anche mangiare a casa da soli e fartelo da solo non costa così poco, eh. Mm-mm. Cioè, comunque il cibo costa. Al telefono c'è Fausto da Lodi. Ciao Fausto. Buongiorno. Come stai, Fausto? Benissimo. Spero di non rovinare il livello della puntata, una grande responsabilità. No, Fausto, ma noi siamo innanzitutto pronti a tutto. Noi viviamo di picchi, abbiamo dei momenti dove siamo, credo, il miglior programma della storia, abbiamo dei picchi dove siamo il peggior programma della storia. Cioè, noi poi facciamo una media a fine anno, però di base siamo sempre in pari, non ti preoccupare. Ecco, allora facciamo così. La prossima volta ti racconterò perché mi chiamo così, che forse è più interessante di quello che devo dire dopo, anche se un po' tragico. Ma infatti, io ho chiamato. Hai detto tragico, adesso mi hai fatto venire il magone, però sai che non chiedermi perché Fausto, ma Fausto è uno dei nomi che mi fa più ridere quando lo sei. Cioè, mi piace proprio come mi riempie la bocca. Come ti chiami? Fausto. Forse c'era un film con Pozzetto. Può essere. Vado a memoria, secondo me in grandi magazzini, quando Renato Pozzetto smette di fare le consegne, si innamora di un signore che ha la barca.
e cambia nome in Fausto, forse per quello che mi sento quando sono bambino. Può essere, sì. Dai, può dici essere... velocemente, perché la storia del tuo nome è interessante. Veloce, veloce. Allora, i miei si sono sposati molto giovani, sì? E perché arrivavo io, e quindi mia nonna, la mamma di mio papà, ha costretto mia mamma a chiamarmi così, come un figlio che non c'era più. Così. Ah sì, c'è un po' di tragedia, c'è un po' di tragedia. Vabbè, un po' di dai, non è neanche così strano, dai, diciamo che è una cosa dai, un po', lo so, sì, lo so. Sì, sì, un po' ci sta. Quindi tu hai vissuto col peso di questa responsabilità tutta la vita? Cioè, no, sapevi di avere il nome? Ogni tanto mi portava là a vedere la tomba, guarda come ti assomiglia, guarda, io no, nonna, per favore. Così ti teneva per mano. Avrei preferito fossi stato tu. Avrei preferito fossi stato tu. Sì, Fausto. No, veramente, poverino, povero Cristo. Sì, cioè, che bello. Forse comunque avevi ragione. Adesso è difficile riscalare questa montagna e riportarsi su dei livelli. Va bene, allora, okay, Fausto, no, allora, facciamolo anche per quel Fausto. Dici quello che ci volevi dire. Tu hai una ditta che serve 600 ristoranti, quindi hai anche tu il polso della situazione, un della po' dei prezzi. E vorrei spezzare un'arancia, visto che si parla di alimentazione, a favore dei ristoratori, perché se lasciamo stare anche il ristorante, quello, come abbiamo detto, fighetto, Xer, come l'avete chiamato prima, il pranzo di lavoro, che prima andava dai 12 ai 14 euro, adesso questi poveri cristi fanno i salti mortali per cucinare qualcosa che, perché i prezzi di carne, pesce, materie prime, verdure, è aumentato tutto al doppio, lasciando perdere le bollette che arrivano, che ne ho viste certe in questi giorni, che io non so se questi qua, finito di lavorare, tirano giù il ristorante e col gas vanno su Marte. Sono belli sotto pressione anche loro. Il problema, quindi, Fausto, che è un po' un cul-de-sac, perché questi rincari che hanno i ristoratori ce li hanno anche le persone normali. Quindi, guarda, io ti do un po' un'immagine dei messaggi che stiamo ricevendo. Sono esattamente così. I ristoratori dicono tutti, ma non avete idea dei costi che dobbiamo sostenere noi per andare avanti con l'attività. Le persone che non fanno i ristoratori stanno dicendo, sì, costano troppo perché i nostri stipendi sono sempre quelli, anche noi andremo a infilarci in un ginepraio, perché c'è il problema del personale, ce l'hanno tutti, e ci sono le cose che cioè è un problema trovare personale, e giustamente il personale dice, ma io voglio essere pagato per il giusto, vale in tutti i settori, ma veramente le materie prime, quello che serve per fare la bistecca, l'anno scorso costava 5, quest'anno costa 10. Porca miseria. Mettetevi nei panni di un ristoratore, è in difficoltà anche lui. Assolutamente. Quindi andiamo magari una volta a mangiare meno, lo stesso. Andiamo una volta meno. Vediamo quello che si può fare. Fausto, grazie. Ci hai fatto piangere, ci hai fatto riflettere anche, Fausto. Storia lì prima del bambino. Ma non ti ho raccontato tutto, perché la storia era più tragica, ma non volevo. Già stiamo parlando di affossare. No, basta. Il livello di tragedia è arrivato al limite della nostra capacità di gestirla, poi. Perché poi il problema è che finisce che poi ridiamo. E quindi è meglio non sapere. Vabbè, meglio non sapere. Passati tutti quegli anni lì. Lo so, Fausto, vabbè, un abbraccione. A voi, grazie. Ciao, buona giornata. Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più ritorni in piedi, tu che alla fine ancora un po' ci credi a una vita.
che anche quando ti spetti ne splendida sì, sembra quasi una corsa ad ostacoli e tu vuoi battere il record mondiale anche quando il traguardo scompare. Splendida, sì, splendida. Splendida malinconia, splendida quella bugia che ti tiene prigioniera da 20 anni aggrappata a una fotografia. Splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu. Splendida la paura di dire a tutti cosa vuoi di più. Di più da una vita così, che anche quando ti spetti ne splendida sì, è una specie di corsa ad ostacoli e tu vuoi battere il record mondiale anche quando va tutto a puttane. Se a volte vorresti morire, com'è facile dirsi bugie quando piove tu, ti senti sola. Pensarci mi vengono i brividi, ma io la voglio cantare anche quando l'orchestra scompare. La 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 la, la vita splendida. Mamma mia, come siamo andati. Foschi, sì? Stasera Brodino. Stasera Brodino col dado. Brodino a casa. Non me lo faccio neanche da sola. Col costa dado. Di più col dado o con le verdure? No, costerà di più con le verdure. Di più con le verdure, sì. Cosa metti tu nel brodo? Cosa metti? Io? Quello non di carne, quello di verdura. Quello di verdura, tutte le verdure che ho di solito. Tutto quanto? Sì. Ma sì, tipo sì. Minestrone allora poi fai, poi ti mangi pure quelle? È tanto che non faccio il brodo. Io metto zucchina, carota, cipolla, patata. Sì? Ok. Patata. Se invece faccio il minestrone, lì butto dentro tutto. Sì. E poi passo 2 giorni di fila a tagliare. Taglio tutto piccolino. Sì. E poi butto tutto dentro. Ma io se faccio il minestrone poi mini pimer, A me piace passato. No. Sì. Te ne faccio uno io, ho fatto bene. Va bene, serio, coi crostini. Te lo faccio io coi crostini, va bene. Mauri, sì? Mi dici ma per chi o ma di chi? Ancora una volta. Ma chi? Grazie Mauri, grazie anche a Fosca, ciao. Grazie a Walter, grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Domani è sabato, quindi niente, noi ci risentiamo lunedì. Domenica non si va a scuola. Sì. Ci risentiamo lunedì, belli puntuali. Sarò a Milano o qua? No, mi sa che sono sempre a Torino. No. Io sì, sempre da Torino, da mezzogiorno a 1 su Radio DJ. Ciao!